Il generale Guido Conti, 58 anni, ex comandante dei carabinieri forestali, è stato trovato morto nei boschi vicino Sulmona. Il 1° novembre si era congedato dall'arma per assumere un incarico nella gestione della sicurezza della multinazionale francese del petrolio Total. Conti si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. Questa mattina è uscito dalla sua casa di Sulmona in auto senza dire dove andava e già alle 12 nessuno era riuscito a parlargli. Le ricerche sono partite subito. In serata il ritrovamento del corpo a bordo della sua auto. Da chiarire ancora le cause della sua morte, potrebbe essere stato colto da un malore, ma non sono escluse altre ipotesi.